Presidente, allora, campionati un po' stravolti, la stessa Serie D ha deciso di pubblicare addirittura i gironi a fine mese per aspettare, quello che accadrà in Lega Pro, quando invece negli altri anni i gironi di Serie D venivano pubblicati i primi giorni del mese di agosto. Quest'anno, con tutte queste vicende legate alle procure di Catania, di Catanzaro, di Cremona, evidentemente c'è un po' di ritardo, sono slittati anche i campionati di Serie D e di Lega Pro. Sicuramente tutto il sistema risente fortemente della problematica del calcio maggiore, Catania e giù di lì Teramo e tutto quello che ci sta dietro a queste situazioni, anche se fra qualche giorno insomma, ci sarà qualche decisione, non saranno nemmeno decisioni definitive poi alla fine perché sono situazioni che interessano molto i tribunali anche dal punto di vista non solo quello sportivo ma anche i tribunali civili praticamente per definire queste problematiche che non sono di poco conto, però devo dire che noi praticamente il quadro è diventato subito molto chiaro, siamo in controtendenza perché tra una settimana presentiamo i calendari in un modo definitivo e abbiamo definito tutto ieri nel consiglio direttivo, come già anticipato prima di qualche settimana fa. Abbiamo accolto la richiesta del Termoli in soprannumero, la richiesta del Roseto in promozione in soprannumero, due società che hanno rinunciato al campionato di competenza, il Termoli in Serie D e il Roseto in Eccellenza. Questo ci ha portato a una decisione importantissima che per la prima volta avremo i gironi a 17 squadre, però credo che poi tutto sommato non sia un grande problema perché abbiamo stilato un calendario della Coppa Italia molto più fruibile e stiamo per stilare anche con la presentazione del 19 i calendari di eccellenza e promozione dove è previsto solo un turno settimanale che si farà a fine settembre e poi tutte le altre partite saranno giocate in giornate festive. Normalmente e la scadenza del campionato sarà come lo scorso anno alla prima domenica di maggio. Ecco, è la prima volta, come dicevi giustamente tu, che si va verso un campionato d'eccellenza che non è a 16. Evidentemente c'è stata questa decisione perché si sono create delle situazioni particolari, come quella del Termoli, come quella del Roseto, ma insomma l'importante è comunque garantire che si giochi e che alla fine i campionati finiscano regolarmente per l'ultima settimana di aprile, al massimo per la prima settimana di maggio. No, è deciso già la prima domenica di maggio, termino i campionati, sta soltanto la pendice dei playoff, in regola anche con le scadenze federali per gli spareggi nazionali, ci abbiamo lavorato molto in questi giorni e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista senza creare grossi problemi alle società. Non potevamo per nessunissima ragione dire di noi al Termoli, che è una società storica della nostra regione, e con la speranza che poi in un giro di qualche stagione ritrovi di nuovo quello che è la location più naturale, che sono i campionati nazionali. Ecco, un'ultima cosa, mercoledì ci sarà anche il presidente federale Carlo Tavecchio, che è stato sempre un amico storico del Molise, del Comitato Regionale Molise. Sarà anche l'opportunità per dare un'occhiata alla nuova struttura federale, al nuovo campo federale. Sì, lui infatti la visita è programmata proprio per questo motivo, perché ha dei progetti importanti, in particolar modo sui centri federali, e noi, il nostro centro federale, una volta realizzato, credo che sia il centro federale più importante del centro-sud Italia. Avrà delle qualità maggiori ad altri centri federali che stanno realizzando in Italia. Lui è stato sempre molto vicino al nostro comitato, in particolar modo anche alla mia persona, e ci ha dato la possibilità di fare questi interventi, due interventi importantissimi, sia dal punto di vista economico, perché parliamo di milioni di euro impegnati
da parte della federazione e anche dal punto di vista, diciamo, di quello che sarà il futuro calcistico della nostra regione. Una volta che la regione sarà arricchita di queste due strutture importantissime, il centro servizi con la nuova sede, che sarà un centro servizi di grande qualità per il calcio molisano, e il centro federale che sarà al servizio del calcio molisano, ma anche nazionale e forse anche internazionale. Insomma, sono due cose importantissime e mi fa immensamente piacere la sua presenza, perché viene proprio per verificare il punto delle cose, come dell'avanzamento dei lavori, e dare anche un input preciso su scadenze da rispettare.